Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi, oggi sono in compagnia di un grande amico del podcast, sono in compagnia con Richard Zoni per trattare un argomento davvero interessante. Molti imprenditori si domandano sempre come sfuggire dal carico fiscale, dalla burocrazia del nostro paese e ci sono varie opzioni sul piatto. Alcuni pensano ad andare in Svizzera. Oggi quindi affronteremo questo tema insieme a Richard. Richard, benvenuto su Merita. Ciao Giorgio, grazie mille dell'invito. Grazie a te. Quali sono le principali ragioni per cui gli imprenditori ti contattano e scelgono di aprire una società in Svizzera? Guarda Giorgio, le motivazioni nascono più che altro, diciamo, dal paese di provenienza degli imprenditori. Nel caso dell'Italia ovviamente sono, secondo me, ormai molto evidenti, c'è una difficoltà di fare impresa, uno Stato che viene visto come un avversario, come un amico, un sistema sempre, come dire, quasi imprevedibile, dove ogni anno le regole cambiano, cambia la tassazione, cambia gli incentivi. Quindi le motivazioni che li spingono sono sicuramente queste. Certo che da un lato quello che dice è verissimo, dall'altro a me viene sempre ricordato che la Svizzera non è più quella di una volta. È vero che non è più quella di un tempo? È cambiata così tanto? In un certo senso sì, si è adattata, ovviamente si è adattata anche un po' alle pressioni internazionali, quindi ha dovuto fare delle modifiche alla propria legislazione per essere più trasparente, per abolire certi tipi di trattamenti fiscali privilegiati. Ma allo stesso tempo ha introdotto anche tantissimi incentivi e tantissime, come dire, facilitazioni per gli imprenditori che si vogliono trasferire. Ok. Tu ti sei trasferito in Svizzera ormai da diversi anni, anzi ormai cosa sei, svizzero quasi? No, quasi. Svizzero no, perché diciamo che i requisiti avrei per fare la domanda per diventare svizzero, però ormai sono, esatto, più di 10 anni, nel 2013 mi sono trasferito. Ecco, qual è stato il percorso che ti ha portato lì? Quali difficoltà hai dovuto superare? Perché immagino che un minimo, quando uno si riloca completamente, ci siano un po' di difficoltà. Guarda, per noi italiani c'è una facilitazione incredibile del fatto che la Svizzera italiana, cioè il Canton Ticino e metà del Canton Grigioni, parlano italiano. Quindi già, diciamo, il problema linguistico lo superi. Dal punto di vista lavorativo, onestamente, difficoltà non ne ho avuta nessuna, anzi una facilitazione, un miglioramento generale, diciamo, dei trattamenti e delle condizioni di vita. A quell'epoca io lavoravo per una multinazionale americana, infatti, come dire, siamo stati colleghi in anni, certo, in cui anche tu sei stato in quel settore, della sicurezza informatica e tutto, quindi diciamo mi trasferì come dipendente di questa multinazionale. Ovviamente c'è la questione della famiglia, insomma la famiglia, trasferirti quando sei da solo è un conto. No? Ti porti dietro moglie e figli, devi organizzare un attimo la vita, però anche da questo punto di vista ti dico, col senno di poi, non posso che essere contento della scelta fatta. Beh, immagino, perché comunque è un paese comunque pieno di possibilità. Dal punto di vista invece delle differenze del sistema burocratico, quanto è differente l'Italia dalla Svizzera? Cioè, io immagino che sia facilissimo, per esempio nel mio immaginario c'è, vai a chiedere un documento, funziona tutto in Svizzera. È proprio così? Allora, io penso che bisogna anzitutto fare anche un passo indietro, se vuoi. Cioè, anzitutto capire qual è la differenza fondamentale del paese Svizzera dal paese Italia. La Svizzera è uno stato federale dove è organizzato tutto in governo centrale, cantoni e città. Le persone, i cittadini, sono veramente padroni a casa loro, votano per qualsiasi tematica più importante, possono proporre leggi, quindi tutto quanto, diciamo, è molto più incentrato e nasce più dall'individuo e dalla persona, non dallo Stato che cala le leggi dall'alto e le persone si devono adeguare. Quindi ovviamente da questo ne deriva che tutto il rapporto che tu hai con quelle che sono le autorità è completamente differente. Certo, certo. Cioè, ti faccio un esempio, se vuoi, banale. Quando tu hai a che fare con un ente qualsiasi che ti scrive, hai sempre una carta intestata, ma c'è il nome della persona che ti sta scrivendo, il suo interno telefonico e la sua email personale. E non è lì soltanto, diciamo, per bellezza. Tu puoi veramente contattare questa persona, chiedergli chiarimenti, e la cosa che è più difficile da capire per noi italiani che ci trasferiamo è che ti puoi aspettare delle risposte sulle quali puoi fare affidamento. Cioè, okay, le persone con cui parli sono veramente dei responsabili. Ok, sono competenti. Ma non solo sono competenti, e agevolano questo contatto preventivo anche con l'autorità quando tu vuoi fare qualcosa. Cioè, non hai il classico muro di gomma dove la gente ti risponde non possiamo dirglielo, non è una risposta vincolante, non lo sappiamo, perché ovviamente tutti quanti hanno paura di compromettersi dicendo qualcosa alla quale poi dopo verranno chiamati. E la cosa bella è che puoi farlo sia a livello informale ma anche a livello formale, quando hai dei dubbi
noi abbiamo fatto delle operazioni anche societarie abbastanza complesse, di fusioni, di richieste di chiarimenti su transfer price, su progetti di criptovalute, per esempio, tutte cose che sì, sono regolamentate, però ti possono restare dei dubbi di interpretazione. In quei casi lì tu puoi chiedere un tax ruling, per esempio, cioè proporre una tua interpretazione all'autorità e tempo, un paio di settimane, l'autorità si esprime, magari ti convoca, chiede chiarimenti, ma poi dopo ti scrive una lettera che è vincolante. E se tu fai le cose che avevi promesso, avrai il trattamento che ti è stato promesso. Questo è impensabile per noi, cioè è una differenza neanche immaginabile. No, è abissale. Neanche immaginabile. È abissale. Mentre invece quali sono... diciamo le differenze per il sistema fiscale, cioè quando sposto un'azienda è molto molto più conveniente? Guarda, da italiano ti dico, quello della fiscalità è sempre ancora una volta un po' il luogo comune. Uno dice, vedi la Svizzera, ah, sì, è bello perché paghi meno tasse, quindi per risponderti sì, è sempre conveniente, però come motivazione io la metterei quasi al secondo o al terzo posto. Okay. Cioè è un sistema economico che è tra i più competitivi al mondo, è innovativo, sono stabili le leggi, c'è certezza del diritto, cioè quando tu hai un credito lo incassi, quindi le persone pagano, che siano privati, che siano altre aziende, perché altrimenti vengono costrette a farlo. E tra le due ti dico, c'è una normativa che è più a favore del creditore che del debitore, c'è una presunzione di ragionevolezza nelle richieste che uno fa. Poi, detto questo, c'è la struttura federale, il controllo della spesa, la competizione interna, che da noi viene quasi vista come una cosa negativa, no? Ma non ci può essere competizione fra gli stati, bisogna tutti quanti avere la tassazione più alta. In Svizzera, essendoci una tassazione a livello cantonale, poi comunale e federale, tu hai delle differenze enormi. Cioè, per noi che veniamo dal sud dell'Europa, dall'Italia, andare in Ticino, ovviamente già c'è una convenienza eclatante, enorme, per le cose che ho detto prima e per le tasse, però ci sono cantoni ancora più convenienti. Ancora più convenienti. E infatti questo mi faceva venire in mente una domanda. Noi italiani pensiamo che la Svizzera finisca nel Ticino, ma invece è un po' più grande, no? Ci sono anche altri cantoni di lingua francese, di lingua tedesca, il romano, lasciamo stare il romancio che è ancora un po' una cosa ancora diversa, però per noi c'è solo il Ticino, ma è proprio così, cioè è davvero conveniente per noi andare lì per una comodità linguistica o ci sono opportunità che magari non vediamo? Perché io sono stato in Svizzera diverse volte e parlano tutti inglese a Ginevra, a Zurigo... Diciamo, nelle grandi città sì, nella Svizzera interna no. E la convenienza oppure diciamo la possibilità di scegliere altri cantoni c'è sempre. Tu oggi puoi costituire una società e avere la società in un cantone anche diverso da quello dove risiedi, ovviamente, a patto che quella abbia una vera struttura e un'unità operativa in quel cantone. Ovviamente i cantoni dove sono le città più grandi sono quelli più internazionali. Zurigo è uno dei poli dove c'è una concentrazione di multinazionali che è unica al mondo. Poi c'è Zugo, che è un piccolo cantone, per esempio, di fianco a Zurigo, che è molto famoso perché è quello più competitivo per le aziende anche all'interno della Svizzera, quindi più competitivo. Ogni anno c'è una classifica di apertura di nuove aziende e Zugo è sempre in testa, perché ha proprio un suo sistema economico dove anzitutto gli imprenditori vengono trattati e visti bene. Quindi sono un valore aggiunto per la società, un valore aggiunto per il cantone, e tu hai degli interlocutori come per esempio gli uffici di promozione economica, che sono veramente a contatto con le aziende, quindi tu ci puoi andare anche a chiedere se si stanno per liberare degli spazi di uffici di qualsiasi dimensione, e loro ti aiutano a trovare, cioè ti mandano le inserzioni. Accidenti, è molto efficiente questo. Ma è estremamente efficiente. E poi... per tornare alla tassazione, Zugo ha una tassazione del 12% sulle aziende, sui profitti. E tra le innovazioni di cui parlavamo prima, cioè le cose che sono state messe in campo per far mantenere un posto di primato all'innovazione svizzera, c'è per esempio, per citartene uno, il patent box. Quindi un'azienda innovativa che fa innovazione, la brevetta, la protegge e fa business con quello, o creando dei suoi prodotti o cedendoli in licenza, lì può avere addirittura uno sconto del 90% su quel 12%. Mamma mia. Può detrarre in maniera accelerata, bellissimo, tutti i costi che ha avuto oltre fino al 150%, ovviamente purché sia documentato e sia reale la cosa, quindi non è che bisogna pensare a fare questo è molto interessante. Quali sono invece i costi di avvio e di gestione di un'azienda in Svizzera? Perché ho capito che si può vivere bene, ho capito che
vogliono attirare capitali, vogliono attirare persone che vanno lì a portare lavoro, però poi bisogna sempre fare una bilancia, no? A mettere sul piatto tutto qua. Quanto costa aprire in Svizzera? Guarda, per molti aspetti meno di quello che si possa pensare e soprattutto anche gestirla nel tempo e pagare i costi del lavoro sono aspetti che uno deve prendere in considerazione. Partire, tu pensa che hai i costi di incorporazione, quindi devi andare dal notaio a costituire la società, anzitutto devi scegliere la forma societaria, poi dopo la costituisci e devi avere un domicilio, quindi un ufficio o dedicato oppure anche in condivisione. E devi avere una persona che fa da direttore, che deve essere residente in Svizzera. Quindi queste componenti ovviamente ti fanno variare tra i costi interni che magari sopporti tu oppure il pagamento. Però potresti essere tu che vai lì a fare il direttore della tua azienda? È la struttura più comune, ecco, okay. Diciamo, è assolutamente, dovrebbe essere così, specialmente per le piccole aziende è la cosa consigliabile. Comunque diciamo, per partire, per costituire una società circa 4.000 euro e l'hai costituita. Dopodiché un direttore, una sede... Se vuoi partire con un desk condiviso, un 4.000 euro l'anno, ecco, più o meno. E poi il direttore, appunto, se vuoi prendere un professionista in condivisione con altre aziende, puoi mantenere i costi bassi anche a 6.000 euro l'anno. Se poi sei tu stesso, ovviamente, ti dai lo stipendio. Beh, pensavo molto di più, quindi non è così impossibile. Una volta la Svizzera era famosa, diciamo, un po' per la sua opacità, no? Per la poca trasparenza, infatti era famosa per le società anonime. C'è ancora questa possibilità? Qual è la differenza? Cos'è consigliabile aprire in Svizzera? Una società anonima, una società, un SRL normale? C'è ancora vantaggio a creare una struttura anonima? Guarda, il fatto di anonimo è vero che la struttura societaria più utilizzata in Svizzera è quella della società anonima, chiamata AG nei cantoni di lingua tedesca. È una società per azioni, però è la tipologia di soggetto giuridico più utilizzata dagli svizzeri stessi, non soltanto dall'estero. Esiste l'equivalente dell'SRL che si chiama SAGL. Le differenze fondamentali sono che l'SAGL ha delle quote e non ha delle azioni, un po' come l'SRL, e i proprietari sono iscritti al registro di commercio, che è un registro pubblico. La società anonima si chiama così perché gli azionisti compaiono soltanto nel libro soci che viene mantenuto all'interno della sede della società. Ma questa è una cosa che rende veramente facile anche gestire e trasferire la proprietà delle aziende, perché il trasferimento delle azioni è un contratto privato fra due persone e l'acquirente lo comunica al direttore, che aggiorna il libro soci. Però non bisogna comunicarlo all'autorità, non bisogna andare da un notaio, semplicemente si fa un accordo, si trasferiscono le azioni. Ma questo rende tutto più facile anche costituire la società. Per esempio, il fondatore può dare incarico a noi, quindi noi andiamo su suo mandato a costituire la società e il giorno stesso le azioni vengono trasferite al proprietario. Però non deve neanche andare davanti al notaio. Ok, quindi diciamo che è una comodità in più, è un'opzione in più che in alcuni paesi non è praticabile, invece lì sì. Ma è molto comoda. Primo, perché tu fin dall'inizio puoi creare, per esempio, diverse classi di azioni, quindi azioni privilegiate, azioni ordinarie. Puoi creare i buoni di partecipazione, che sono azioni senza diritto di voto, per esempio, dove tu, se hai dei soci a cui vuoi dare i benefici economici ma non vuoi coinvolgerli nella gestione, hai questo strumento. Quindi è una società per azioni che in Italia non viene mai usata perché è troppo complessa da gestire, ha dei costi diretti e indiretti comunque che sono importanti. In Svizzera invece è veramente lo strumento più facile. Come differenza di apporto di capitale, l'SAGL, più o meno immagino come quella italiana, sì, 20.000 euro più o meno l'equivalente, parliamo in euro non in franchi, sì, così sì, diciamo capiscono tutti. La società anonima, quindi la AG, ha un capitale minimo di 100.000 franchi, quindi circa 100.000 euro oggi, ma che può essere liberato anche nella misura del 50%, quindi soltanto 50.000 franchi. In Italia e in Europa, vedo un po' dappertutto, si stanno sviluppando aziende a un euro, oppure con capitale sociale molto molto piccolo. Adesso San Marino è uscita con qualche cosa, mi pare di aver letto, a 2.500 euro. In Svizzera ci sono delle società semplificate di questo tipo o no? Guarda, ci sono delle società non di capitali ma di persone. Quindi è molto facile anche per una persona, per esempio, che si trasferisce in Svizzera come dipendente di una multinazionale, di una società che comunque lo chiama,
aprire una posizione da consulente, per esempio. Okay. Apre una posizione, diciamo... Tipo la partita IVA italiana. Esatto, ma senza l'IVA. Okay. Anche la questione dell'IVA, per esempio, che, è una, che non è una questione da poco. Immagino che tu lo sappia porca molto boy. Bene. No, no, lascia stare, lascia stare. Fino a 100.000, appunto, parliamo in euro, 100.000 euro di fatturato, non è obbligatorio avere l'IVA. Quindi... Da un lato non la recuperi nei tuoi costi, però non la devi neanche applicare ai tuoi clienti e non hai poi tutta la gestione annessa e connessa, che comunque anche per le società che hanno IVA è una questione che è completamente diversa e molto più semplificata rispetto all'Italia. Cioè i crediti fiscali non è che vengono rimandati, compensati, ti viene fatto un bonifico. Cioè quindi quando tu sei a credito ti vengono ritrasferiti questi soldi. Favoloso. Ma anche per le persone fisiche, tu fai una, non fai una dichiarazione dei redditi, fai una dichiarazione fiscale che viene esaminata. E anche questo è molto diverso dall'Italia, perché tu non è che cadi dentro dei controlli casuali, hai una persona di cui sai il nome e cognome, che è il tuo tassatore. Quindi lui tutti gli anni vede la tua dichiarazione. Ah, okay. E come famiglia presenti una specie di bilancio societario in cui presenti i tuoi asset, i tuoi redditi, e quindi ci deve essere una certa coerenza. Ma per gli italiani che si trasferiscono questa è una grande opportunità, perché tu la prima volta che ti trasferisci e presenti questa dichiarazione puoi pulire tutto, puoi presentare tutto quello ragazzi che ho fatto qualche cosa, ma ecco qua, eccolo, compresi ovviamente anche il patrimonio in criptovalute e tutti gli altri asset che tu puoi detenere, che appunto trasferendoli come sostanza e non come, come reddito oppure come altro, non vengono immediatamente tassati. Genererebbero tassazione soltanto al momento della vendita, ma in Svizzera non c'è tassa sul capital gain. Quindi se tu hai degli asset e li vendi, sono tuoi privati, non è la tua attività lavorativa principale, non hai nessuna tassazione. Ti faccio questa domanda perché mi hai parlato di fino a 100.000 euro un libero professionista non paga l'IVA, perfetto, ma il costo della vita è così alto da giustificare questo? Perché 100.000 euro magari in Svizzera sei povero. Beh no, allora, lo stipendio medio della Svizzera è circa 5.000 franchi, quindi 5.000 euro al mese per i dipendenti. Lordo quindi? Il lordo. E anche lì vedi una differenza abissale che c'è tra lordo e il netto. Una persona che prende 5.000 lordi se ne tiene in tasca 4.000-4.200. Ok, quindi... quindi già questo... Vabbè, me ne vado. Guadagnano di più, ma le aziende non costano quell'enormità di soldi in più che costano in Italia, certo. E che alla fine i dipendenti non guardano perché guardano il numero in basso a destra, ma in realtà il costo per l'azienda è enorme. Enorme. E poi c'è anche un diritto, della quella che è il fattore competitivo più importante secondo me, è proprio la certezza delle regole che si applicano e vengono un po' adattate, modificate anno dopo anno, ma tutti quanti lavoratori e dipendenti sanno qual è la regola del gioco. Anche per esempio modificare la struttura della tua società assumendo o dovendo licenziare non è uno psicodramma esistenziale come succede in Italia, che sei un rovina famiglie, certo. Che maledetto tu, maledetto cioè... che quando c'era da guadagnare hai guadagnato, adesso che perdi vuoi condividere. In Svizzera le persone all'interno del primo anno possono essere licenziate con un mese di preavviso, dopo un anno di lavoro con 3 mesi di preavviso. Ma non c'è altro da dire, non c'è bisogno neanche di giuste cause o di cose, semplicemente motivi economici, perdita della fiducia, qualsiasi tipo di motivo, ma non è un dramma neanche per il dipendente, perché non è che finisci in mezzo a una strada, sotto un ponte, certo. O deve andare, perché nella sua busta paga che ha ricevuto fino a tanto che ha lavorato per te, ha sempre pagato l'assicurazione contro la disoccupazione. Quindi se hai lavorato almeno 12 mesi negli ultimi 24, okay. Hai diritto ad avere per un tempo che va dai 12 ai 18 mesi, a seconda che tu abbia figli o la tua struttura, l'80% del tuo reddito. E poi reddito non fino a 3.000 euro al mese, fino a 2.000, fino a 150.000 all'anno. Quindi... Ma no, giustamente è una buona sicurezza. Ma è sì, una buona insomma, sicurezza. Insomma, se hai minimo hai voglia di lavorare in un anno e mezzo, lo trovi se vuoi. Se no, te lo inventi. Io so che tu sei esperto del settore. Lato immobiliare, invece, le case costano una follia? Perché lo spazio è piccolo. Ecco. Allora. Cioè, lo spazio è piccolo. In realtà non è piccolissimo, però ci sono le montagne. Questo è verissimo, nel senso è un territorio grande, però ovviamente costruibile o sfruttabile dall'uomo non è tantissimo. Ma il punto, secondo me, principale sugli aspetti del comprare casa o affittare casa, c'è la struttura sociale della Svizzera, è un po' il contrario di quella dell'Italia. In Italia siamo
quasi tutti i proprietari immobiliari, non so, credo al 60-70%, e c'è la cultura, no, della casa, della famiglia che compra casa al figlio o alla figlia, così quando sì, si crea la sua vita diventa indipendente. In Svizzera la maggior parte della popolazione è in affitto. Perché comprarsi casa, diciamo, era una cosa veramente abbastanza difficile, ma ci sono anche lì delle leggi che proteggono determinate zone dove non possono essere comprate a fini speculativi dall'estero e quindi mangerebbero dal mercato tantissime certo. opportunità. Sono quelle case di nucleo, diciamo, cittadino, così che sono destinate alla residenza, quindi tu puoi comprarle solo se diventa veramente casa tua. Casa tua. Esatto. E è vero, ci sono però delle grandissime differenze, cioè tra Ticino, Zugo e Zurigo, proprio per questa competizione interna dei cantoni, ovviamente creano un'attrattività diversa e una competizione per lo stesso mercato molto diversa. In Ticino costa molto meno una casa, mentre invece in Ticino poi dipende. Il sud del Ticino, più vicino all'Italia, magari ha costi più bassi. Già Lugano ha uno standing più alto e dei costi più alti. Se vai a Zurigo o a Zugo, ovviamente i costi diventano per la maggior parte delle persone proibitivi. Proibitivi. Mm. Sto pensando, mettiamo il caso che io voglia trasferirmi, aprire un'azienda lì. Una delle caratteristiche, diciamo, a cui di solito uno pensa è il rapporto con le banche e la finanziabilità, il supporto magari. Com'è in Svizzera? Cioè, sono disponibili le banche a supportare? C'è una modalità diversa? Si trovano fondi che investono? Allora, già bisogna distinguere tra il privato che deve avere finanziamenti magari per la casa piuttosto che per la sua vita, oppure le aziende e le imprese. È un discorso abbastanza complicato da affrontare. Allora, dal punto di vista privato non c'è nessun problema ad aprire un conto corrente se tu ti trasferisci per te, per avere i tuoi soldi, il tuo stipendio, per finanziare anche la tua casa. È così facile? Perché a me hanno detto che minimo 100.000, se non metti 100.000 non ti aprono il conto. Guarda, non è così, no, non è così. Okay. Tutti quanti hanno un conto in banca, sia gli italiani frontalieri che devono ricevere lo stipendio in franchi dalla Svizzera, e ovviamente le persone che si trasferiscono. Diventa più difficile ovviamente per un residente all'estero oggi aprire un conto corrente, che non è poi, nel senso, difficilissimo se la situazione è chiara e descrivibile alla banca in termini, come dire, dimostrabili. Sì, ecco. Sì. Per le società ovviamente lo screening è molto maggiore, perché si cerca di evitare di avere delle società chiamate bucalettere, cioè soltanto delle entità la legali. La famosa azienda fatturiera. Quelli sono dei reati, quindi ovviamente non si fanno. Però le banche, diciamo, hanno un approccio ovviamente più selettivo e più, se vuoi, attento alla compliance magari di molti anni fa, ma sono dei partner assolutamente necessari, ecco, per la vita. Per la finanziabilità delle imprese ci vuole una certa anzianità di servizio, diciamo, prima di poter andare a chiedere soldi o finanziamenti. E ci vogliono, diciamo, almeno un paio di bilanci che possano dimostrare ovviamente la solvibilità. Una startup fa più fatica. Un esempio contrario invece per il leasing delle macchine, ecco, anche se sei appena partito e hai un minimo di attività dimostrabile come professionista, magari in passato, personalmente o con altri modi, è molto facile, quasi tutti prendono il leasing sulla macchina. Okay, la macchina non è più una roba di proprietà quasi tutti, ma questo sta diventando così anche in Italia, non pian pianino. Penso di sì, con altre forme, magari con il noleggio. Sì, sì. Ci sono dei settori, diciamo, di attività dove secondo te la Confederazione Elvetica è proprio il top, è il massimo, li vuole attrarre, cerca di essere molto più interessante, ecco. Ci sono dei settori favoriti, ecco. Ma il settore in generale dell'innovazione è quello preferibile, per quello che ti dicevo prima del patent box, per esempio. È proprio un regime che è stato fatto per attrarre le aziende che vogliono fare innovazione, creare nuovi prodotti e novità tecnologiche di qualche tipo. Un altro settore importantissimo è quello delle criptovalute, per esempio. La Svizzera è stata la prima a dare certezza di un quadro normativo, delle regole. Non ha modificato subito le leggi, ma le ha adattate e interpretate per questa nuova classe di asset. E per questo motivo, immediatamente, è diventata un polo d'attrazione per tutti i progetti più famosi. La Ethereum Foundation per prima, ovviamente, ha messo la sua base a Zugo. E da lì tutte le altre. Oggi a Zugo ci sono oltre 280 aziende nel settore delle cripto.
per il motivo che appunto hanno potuto creare un dialogo e avere delle regole certe, che poi dire, uno possa piacere o no, però almeno è meglio che non averne un'idea, tipo, oppure non sapere qual è l'approccio del regolatore su quella materia e scoprire una bella mattina che si sono svegliati, hanno preso delle regole che sono contrarie a quelle del tuo business e tu devi fare... Sì, questa è una delle cose che spaventa di più, perché ogni giorno tu ti alzi e trovi una novità, poi a seconda di quello di cui c'è bisogno, insomma... Sono sempre qui, sono sempre a caccia di soldi, e quindi purtroppo invece avere un quadro normativo sicuro è un bel aiuto. Quali sono secondo te le sfide più comuni che affrontano le aziende che si trasferiscono in Svizzera? Cioè dov'è la fatica più grande? Guarda, a seconda appunto di dove vai a posizionare la tua società, io penso che oggi uno degli aspetti più critici sia trovare personale qualificato. Ecco, okay. Personale qualificato. Ma quello è un po' dappertutto ormai. È una sfida, ovviamente, che si fa a suon di stipendi, cercando di attrarre i talenti maggiori. E questo, secondo me, è il fattore un pochettino più difficile. Ecco, nel caso del Ticino, ovviamente, c'è il bacino italiano, che dà accesso al mondo del lavoro svizzero a oltre 60.000 italiani che tutti i giorni attraversano il confine per andare sul posto di lavoro. Vorrei farti un'ultima domanda sulla questione del trasferimento, che forse tanti sottovalutano, perché si fermano agli aspetti economici numerici, ma quando tu ti trasferisci c'è un costo, che è quello di spostare la tua famiglia, di sradicarti dal posto in cui sei e di creare una tua nuova vita, una tua nuova esistenza da un'altra parte. Questo costo è grosso da sostenere, soprattutto se uno ha figli. Dove vanno a scuola, come sono le scuole, se è sicuro l'ambiente. Io direi che sulla Svizzera posso pensare che sia uno dei paesi più sicuri al mondo. Però tu che hai portato i figli in Svizzera, cosa ti ha aiutato e cosa invece ti ha magari ostacolato, hai dovuto riprogrammare della tua vita quotidiana? Ti dico, la mia esperienza è stata estremamente positiva. I miei figli andavano in quarta elementare, quindi erano grandicelli, ma neanche troppo. Avevano sì degli amici, quindi come dire, è comunque un fatto affettivo, no? Staccarsi dal paese dove sei nato. Ma ti dico, l'abbiamo superato in maniera molto rapida. È stato bellissimo andare in un paese piccolino vicino al confine, che si chiama Balerna, dove il direttore della scuola ci ha accolto, ha voluto conoscere i ragazzi, ha preso i numeri di telefono e ci ha chiamato per dirci prima ancora del trasferimento in che classe sarebbero andati. Favoloso, cioè, ma guarda, poi il fatto che appunto ci sia un... Scuole pubbliche o private? Ma anche lì, l'unica cosa che abbiamo pagato è comprargli un astuccio con delle biro. Per il resto gli abbiamo mandati, gli hanno dato quaderni, libri, tutto gratis. Addirittura appena partita la scuola, dopo 2 settimane c'era la vacanza della scuola in montagna. Una settimana dove hanno preso, sono andati in una scuola di proprietà del comune, in un paesello di montagna dei Grigioni, e per non mi ricordo adesso l'equivalente di 100 euro, così hanno fatto una vacanza completa e tutto. Questo fino alla fine delle scuole medie, che vuol dire sono 4 anni di scuole medie, quindi 14 anni, ecco, più o meno. Dopodiché devono decidere cosa fare. Ma anche lì ci sono scuole pubbliche. Però c'è un sistema, diciamo, che limita l'accesso ai gradi di... limita, seleziona un minimo le persone che hanno voglia di studiare. Ecco, non è proprio obbligatorio per tutti andare avanti. Ma c'è una scuola di formazione professionale che è bellissima, quindi dove veramente insegnano ai ragazzi una professione. Ma ho ascoltato una testimonianza in un podcast di uno che faceva la spesa in Italia e poi la portava in Svizzera. Ma ha ancora senso? O comunque c'è così una differenza di prezzi enorme nel fare la spesa? Allora, onestamente ci sono dei beni che costano molto di più, tipo la carne, tipo altri prodotti, un po' magari il vino costa qualcosa in più. Gli altri alimenti non hanno questo tipo di prezzo così differente. Per chi vive vicino al confine, però, c'è una facilitazione in più, che appunto se tu compri i prodotti in un paese, non soltanto alimentari da supermercato, ma anche generi di abbigliamento, di lusso, quello che è, tu sai che l'IVA la devi pagare nel posto dove consumi e dove utilizzi i beni. Quindi un'IVA così alta come quella italiana, che non sul supermercato, sul resto, sull'abbigliamento è il 22%, la detrai, quindi ti viene rimborsata, e dopo paghi l'IVA del 7.7%, che è quella svizzera. Quindi già lì hai un notevole vantaggio. Del 14%. Ovviamente se vivi a Zurigo non è che vai in Italia a fare la spesa apposta. No, però se vivi a Lugano è una, come dire, è una pratica abbastanza... Purtroppo per i commercianti svizzeri hanno questa competizione, diciamo, data.
ma comprando in Svizzera ti dico, la carne personalmente a gusto mio è buonissima, e il pollo, ecco, spesso sul pollo ho notato veramente delle differenze enormi di qualità. Sì, come mangiare un'altra bestiola, ecco, diciamo. Ah, addirittura, sì, quindi sì, il pollo italiano è peggio del pollo un po' sì, ecco, questo è interessante. Adesso la prossima volta che ti vengo a trovare ti porto mangiamo pollo. Volevo farti però quest'ultima domanda, perché io credo che chi ha visto questa puntata avrà un po' di curiosità e comincerà a dire: bene, adesso mi sposto. C'è una cifra, perché io sono convinto che qualcuno vorrà chiamarti, bene, c'è una cifra minima da cui partire per non farti perdere tempo? Perché se sono disperato, non è che andando in Svizzera tu non diventi disperato, devi avere un progetto. C'è una cifra di utile che un'azienda deve fare perché abbia senso spostarsi? Guarda, mettere un'asticella o mettere un numero, onestamente non me la sento di dirti esattamente un imprenditore che ha quel fatturato piuttosto che quel reddito. Sicuramente prendere in considerazione un altro paese per la propria vita lo possono fare tutti, a prescindere dalla loro condizione, come dicevi tu, sociale, economica. Beh, puoi mandare dei curriculum e farti assumere, senso che male che va. Parlo del nostro lavoro, noi aiutiamo gli imprenditori che vogliono creare o un nuovo progetto partendo dalla Svizzera, oppure trasferirsi e spostare le attività verso un'internazionalizzazione che parti dalla Svizzera. Questo ovviamente, essendoci dei costi, deve esserci, come dire, un costo-beneficio ragionevole. Quindi una persona che ha già un'attività avviata, che ha un fatturato, diciamo, di almeno un paio di milioni l'anno di reddito, inizia a avere senso. Ovviamente, esatto, non personale, okay, insomma, a livello di azienda, ecco. Ok, io metterò nelle note tutti i dati per contattarti. C'è un'ultima cosa che vuoi dire a chi si approccia? Come un messaggio, sì, per... Guardate, allora, la cosa secondo me importante a tenere presente quando si inizia a valutare di andare in un altro paese a vivere e a lavorare è, diciamo, di pensare bene soprattutto a quello che si vuole, ecco, a quello che si vuole come progetto di vita per se stessi, per la propria famiglia, dare, diciamo, secondo me un'opportunità. Io l'ho fatto anche per quello, perché per i miei figli preferivo, diciamo, che avessero un'opzione in più. Poi se torneranno in Italia a vivere per fatti loro, non ci sarà nessun problema, però avere la Svizzera, che comunque è un posto dove si parla italiano come la Svizzera italiana, e è un sistema però socio-economico che è tra i più innovativi al mondo, un posto senza criminalità, un posto dove la giustizia è certa e dove è facile fare business, secondo me deve essere seriamente preso in considerazione, specialmente se si viene da uno stato come l'Italia, dove difficilmente penso che le cose potranno andare meglio a fronte di un sistema così esorbitante di stato che si allarga in tutti gli ambiti. Succede un cataclisma che riazzera il contatore e a questo punto forse c'è da augurarselo. Dovremmo andare sulla luna tutti, perché sì, oppure un lento stillicidio, ogni anno sarà un pochino peggio, poi ci sarà chi va un po' più peggio per una roba, chi va un po' più peggio per l'altra, una volta tocca l'uno, una volta tocca l'altro, però poi alla fine abbiamo visto che la prospettiva. Bene, grazie davvero per quello che ci hai detto. Grazie a te, Giorgio. A presto. Grazie, ciao.